Una simulazione che avviene all'interno della centrale operativa della Capitaneria di Porto di Pescara, in realtà poi si inserisce in un quadro europeo, ci sono degli osservatori, al lavoro ci sono molti uomini, l'obiettivo e la finalità qual è? L'obiettivo e la finalità è quella di stabilire delle procedure e provarle, testarle sul campo attraverso appunto questa esercitazione per favorire appunto l'integrazione tra le diverse modalità operative, tra la nostra organizzazione di soccorso, la nostra, quindi quella delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, e le organizzazioni deputate alla stessa attività francese e spagnole. In più abbiamo la presenza di alcuni osservatori, in particolare degli amici, colleghi croati, sloveni, albanesi e spagnoli. Ci sarà un debriefing nel pomeriggio a quale parteciperanno tutti i soggetti che a vario titolo sono intervenuti all'esercitazione, sia in sala operativa, sia in mare, sia in aria, e lì saranno analizzate le diverse criticità a caldo. Poi ci sarà del tempo per poter far sedimentare questo tipo di esperienza e valutare effettivamente se le criticità rilevate possono essere e sussistono e possono essere come rimosse. La simulazione di oggi, ecco appunto, che cosa ha messo in campo? Si parla di un aereo, si parla di un intervento in mare? È notizia di un evento, area incerta di ricerca. La prima cosa da fare in questi casi, visto che la rapidità di intervento è fondamentale, invio di un aereo sul posto per individuare dove far dirigere i mezzi navali a disposizione. L'aereo ha rilevato alcuni punti, li ha passati alla sala operativa nostra e noi stiamo gestendo l'intervento sia delle motovedette sia di altri mezzi aerei che hanno l'incarico di verificare esattamente quello che l'aereo ha visto e, nel caso degli elicotteri, anche verricellare eventualmente feriti, naufraghi, persone che devono essere ancora vive. E purtroppo, se del caso, anche i cadaveri. L'organizzazione non riguarda soltanto la nostra, l'esercitazione non riguarda solo la nostra organizzazione, ma anche l'organizzazione della Protezione Civile e del 118, che ha già allestito un punto di primo ricovero e primo intervento in porto.